Benvenuti al video dedicato al mio iPod Shuffle di prima generazione, uscito sul mercato nel 2005. La sua vendita terminò nel 2006 con la versione di seconda generazione. Questo iPod Shuffle era disponibile nelle versioni di memoria da mezzo giga o da un gigabyte. Quella da mezzo giga costava 99 euro. Quella da un giga costava il doppio. A quel tempo era l'unico iPod senza display che potevo comprare e, mettendo da parte i soldini, andai ad acquistarlo. Ero davvero molto contento perché vedevo il simbolo della mela. È un prodotto molto comodo, può essere utilizzato anche come chiavetta USB e per il 2005 comunque i file da mezzo giga ci stavano tranquillamente come peso. Andiamo a vedere tutto il contenuto della confezione. Sul retro ancora tantissime informazioni sui requisiti, il suo peso, cosa poteva contenere. E come ultima parte del video vedremo se tutt'oggi funziona. Come vi dicevo, allora, sono presenti due tipi di tappo per lo shuffle. Il primo è questo, in cui si può far passare un cordino per metterlo al collo. Il secondo invece è questo, e in questo modo diventa grande come una comoda chiavetta USB. Vediamo qualsiasi elemento dentro la scatola originale. Allora, disco, iPod più iTunes. Questo, scusatemi, ma sono i libretti che ho trovato invece per l'iPod Nano, perché tempo addietro avevo acquistato anche questo. Li ho erroneamente messi insieme i loro documenti, mentre sicuramente questa verde, insieme alla scatola verde, sono tutte le cose dello shuffle. Allora, Apple includeva questi, evidentemente da mettere per le cuffie, diciamo dei sacchettini per le cuffie che ognuno di noi ha, quelle auricolari almeno, da qui ascoltare la musica, istruzioni di utilizzo. Parte posteriore, perché? Perché è un accessorio veramente molto molto intelligente. Colgo l'occasione per metterlo in carica, così poi non abbiamo pericolo che non sia carico, non funzioni perché non è carico. Manuale utente, garanzia. Veramente a quei tempi le confezioni erano più ricche e insomma, come fare un salto nel passato, questa confezione del mio iPod Shuffle. Ora andiamo a vedere il prodotto. Allora, il prodotto è inserito in una chiavetta USB, vediamo che
si sta caricando. Andiamo a vedere, aprendo iTunes, se viene correttamente riconosciuto. C'è un momento di suspense. Vediamo se l'ultima versione di iTunes lo riconosce. Purtroppo la risposta è no. Ma io vi dico che fino a qualche versione fa di iTunes su Windows piuttosto che su Mac veniva riconosciuto. Veramente, veramente un peccato che a questa prova pratica non funzioni correttamente. Davvero, veramente, veramente un peccato. Perché io vi dico che tutt'oggi funziona e a tutt'oggi io riesco a ascoltare la musica. Facciamo una prova pratica, non ricordo bene magari i brani che ci sono dentro, ma batteria molto molto bassa, scarica. Voglio concludere questo video dando davvero merito a questo prodotto che, anche se la batteria scarica come vi ho mostrato poco fa, funziona ancora. Qui prima selezione, brani casuali, brani correttamente in lista come inseriti nell'iPod, mentre qui casuali. Adesso ascoltate che pausa, brano successivo, pausa, mitico iPod Shuffle che mi ha tenuto compagnia per anni e tutt'oggi nel 2018 funziona, veramente senza parole in positivo.